Eccoci di nuovo on live. E questo panel è dedicato a una forma diversa di fare esperienza dell'arte, ovvero fuori dalle istituzioni, fuori dai luoghi deputati, quindi quella che normalmente chiamiamo public art. E saluto subito i nostri due ospiti, Cecilia Alemani, che è la direttrice e la curatrice della High Line, del progetto di arte pubblica della High Line a New York. Ciao Cecilia. Ciao a tutti. E Thomas Saraseno, che non ha, credo, bisogno di molte presentazioni, l'artista che più di tutti ha lavorato sulle tematiche della sostenibilità ambientale e fuori molti dei progetti che ha realizzato fuori dagli spazi deputati. Ciao Thomas. Ciao Bartolomeo, ciao Cecilia, buongiorno. Buonasera. Allora, questo panel l'ho intitolato High and Fly, perché diciamo rappresenta bene le vostre due prospettive. Il fatto di immaginare degli interventi di artisti nello spazio pubblico, in luoghi che non sono deputati, è qualcosa che negli ultimi anni ha preso molto piede e purtroppo in questa occasione, in questa situazione di emergenza, è diventata una delle discussioni molto hot sul fatto di poter immaginare dei percorsi diversi. Ecco, volevo chiedere a Cecilia innanzitutto la sua esperienza anche in una città come New York, che oltre al Covid ha vissuto, come sapete, una situazione molto drammatica e molto tesa socialmente sul tema del Black Lives Matter. E come immagina che queste forme possano in qualche modo prendere una loro dimensione più estesa. Sì, Cecilia. Beh, intanto vi ringrazio per avermi invitato a parte di questa grande celebrazione e, come dicevi, io mi occupo di arte pubblica da quasi 9 anni sulla High Line e una delle cose che mi ha attratto di più a questo lavoro, a questa professione, è proprio lo spazio pubblico, è proprio l'idea di piazza che, se vogliamo, noi italiani siamo così abituati, ma che in America non esiste come concetto urbano. E quindi l'idea di poter portare l'arte pubblica in uno spazio che è un parco, ma è anche un giardino botanico, è un esempio di architettura, è servito come, diciamo, come ingranaggio per oleare appunto questa macchina che porta allo spettatore tantissime discipline diverse, tantissime esperienze diverse. Quindi quando cammini la High Line non vieni necessariamente a vedere l'arte pubblica, ma incontri il lato botanico, incontri delle bellissime esempi di alberi, di flora, ma anche un esempio architettonico che ti circonda. Ecco, in questi ultimi tempi ovviamente l'arte pubblica sta diventando sempre più importante perché fisicamente ovviamente immaginiamo che gli spettatori e il pubblico in generale si senta meglio a vedere e a avere un'esperienza artistica nello spazio aperto, ma come dicevi tu questi parchi, queste strade, queste piazze diventano anche teatro e palcoscenico di proteste sociali e grandi sconvolgimenti che fanno parte di tutte le grandi città, tutte le grandi culture. Quindi sembra anche, ovviamente tutti sapete di quello che sta succedendo in America, ma anche nel resto del mondo, a proposito dei vari monumenti che vengono contestati e diventano improvvisamente molto più simbolici e molto più carichi di significati e di storie che non sono state dette finora. Quindi mi sembra che, diciamo, tutto torni nello spazio pubblico e tutto si e che lo spazio pubblico appunto ritorni come grande palcoscenico dopo avere questi discorsi non soltanto artistici, ma anche ovviamente politici e sociali. Sì, infatti questa è una discussione che abbiamo ripreso, tutti noi abbiamo
lavorato molto su queste tematiche. Qui al Maxi abbiamo la grande fortuna di avere un grande spazio esterno che è la piazza del Maxi, da dove infatti ricominceremo da giugno a riprendere la nostra attività, nonostante il fatto che abbiamo aperto tre gallerie adesso con le mostre che c'erano precedentemente, ma tutta l'estate sarà dedicata ad un programma ed un'attività esterna sulla piazza per riabituare l'avvicinamento del pubblico allo spazio. In questo caso è uno spazio pubblico, è una piazza, ma allo stesso tempo fa parte del Maxi. E Thomas, tu non hai bisogno di andare molto lontano nel fatto che da quando hai iniziato a lavorare hai da subito pensato ad una dimensione esterna. Questa idea del Fly e dell'Aerocene, il progetto dell'Aerocene, ha a che fare anche, tra l'altro, in entrambi i casi, sia della Highline che dell'Aerocene, con un simbolo di questa crisi che è il respiro, l'aria, cioè la mancanza del respiro, la mancanza dell'aria, questo virus che ci prende direttamente su uno degli elementi più vitali dell'essere umano, è qualcosa che davvero ci tocca nel profondo. Allora volevo capire con te, Thomas, questa dimensione dell'aria e della, ovviamente di tutte le tematiche che ti porti appresso. Grazie. Si sente? Sì. Sì, benissimo. Grazie e congratulazioni per il Maxi, per l'anniversario. È molto piacere essere qui con voi oggi. E quando domandavi con l'aria, non so, forse una forma di cominciare a pensare questa frase che molte volte diciamo, no, tutti respiriamo la stessa aria, no? Sì. E che veramente non è questa, non è vero, no? E allora con questo che è successo adesso sulla pandemia, e mi sembra che quello che sta succedendo in America e in molte parti del mondo, ci rendiamo conto che veramente non respiriamo tutti la stessa aria. Nel senso che anche si è visto molto radicalmente che la gente che si è stata molto più affettata dal Covid anche è gente in Stati Uniti, e più che altro è gente di colore, no? È gente che vive ai margini molte volte della società e che si è esposta a una qualità di aria che è molto minore di quella che altre persone possono respirare una certa aria. Quindi più che altro è cercare di vedere che l'aria anche è una, non tutti hanno questa possibilità, no? E allora a partire da questo, no, il libro che ci ha influenzato molto anche leggendo adesso è tutto il research che ha fatto Harriet Washington, no? Che veramente fa tutto questo studio antropologico, sociologico in tutti gli Stati Uniti e veramente lavora su questa cosa razziale, no? Di dire veramente di come è un lusso poter respirare una certa qualità di aria. Dopo, a partire di questo, non so, per parlare anche sullo spazio pubblico, adesso di contattare Cecilia, una cosa che mi è piaciuta molto a fine d'anno, siamo riusciti a fare un progetto che è stato commissionato anche una cosa un po' strana, questa banda di musica che si chiama BTS, attraverso un curatore dei June, e che ci ha dato un po' di carte blanche dicendo puoi scegliere un posto in qualsiasi parte dell'Argentina, questo era l'unico obbligo. E allora è stato anche come questa cosa che io normalmente sono molto abituato a dire, lavoro sempre in parallelo con le istituzioni, con i musei, ma non sempre ti offrono un budget diciamo molto grande, molto espansivo, e ti domandano di fare qualcosa che non è dentro un museo o così legato a un'istituzione, no? Questa è una banda coreana molto popolare che si chiama dei K-pop, BTS, no? Allora è veramente stata un'opportunità anche di poter dire di aver potuto scegliere un posto che veramente sarebbe forse stato difficile anche, no? Di poterlo fare. Allora siamo andati al nord dell'Argentina, Jujuy,
un posto che vivono 33 comunità al margine di un lago salato, dove si trovano le risorse molto grandi di litio. E il litio è quello che si utilizza oggigiorno per i cellulari, per le batterie delle macchine, e tutto questo greenwashing o rushing to the new green energy. Ma lì vivono, e per estrarre una tonnellata di litio ci sono bisogno di 1 milione di litro di acqua per ogni tonnellata. E allora tutte le popolazioni che vivono a questi margini soffrono un sacco di questa continua estrazione su queste risorse, no? Allora assieme a loro siamo andati lì, abbiamo fatto questa scultura molto grande che è riuscito a velare Letizia Marquez, la prima pilota in questo caso nel mondo intero, che è riuscita a elevarsi su questa scultura nell'aria senza l'utilizzo di litio, pannelli solari, idrogeno. Allora si è formato un messaggio molto bello con tutte le popolazioni originarie o gli indigeni che lavoravano in questa, che avevano bisogno molto voglia di espressare la loro mancanza di attenzione sul mondo, si deve pensare di come questo transition dal fossil fuel al green energy anche rappresenta un'ingiustizia molto grande per alcune parti della popolazione. Allora, per tornare a questa idea del museo, è anche a volte io dico, pensare a questo rischio, no? Che a volte bisogna anche lasciare andare delle idee e forse poter pensare anche forse a me mi dà più animo di dire, a volte più coraggio di anche dirgli al museo, no, veramente tutti i budget lo dobbiamo spendere in un posto che ci hanno bisogno, no? Perché questa gente che veramente oggi, cioè, l'ingiustizia e l'inqualità che oggi giorno troviamo sul mondo è gigante, no? E questa gente non va nei musei, non entra dentro nei circoli sociali e io veramente non sapevo che anche questo del litio così grande, questa ingiustizia. E quindi forse questa è la prima idea che volevo lasciare. Ottimo, purtroppo la maratona è stata molto lunga e abbiamo pochi minuti rimasti, volevo fare una domanda a bruciapelo a Cecilia, che chiaramente si è trovata, essendo stata nominata direttrice della 59esima Biennale di Venezia, a dover praticamente ripensare completamente, e ancora non lo ha fatto, immagino, la biennale, ma che comunque dovrà tener presente di tutta una serie di questioni, tra l'altro legati anche a Venezia e al suo ecosistema, che è molto fragile in questo momento. Venezia sta vivendo un momento che non viveva da centinaia di anni, e quindi una tua battuta su questo, Cecilia. Ovviamente sono tutti fattori che si tengono in mente anche prima dello scoppio della pandemia. Ovviamente adesso la pandemia ha aggiunto un nuovo strato di considerazioni importanti. Penso che anche l'avere un pochino più di tempo per pensare alla mossa, quello che mi permette e spero mi permetterà è di anche guardare le cose in una prospettiva storica, di pensare che un'istituzione prestigiosa e antica come la Biennale di Venezia ha passato guerre mondiali, inondazioni devastanti e crisi sociali e politiche del 68 eccetera, sopravvivendone e uscendone anche più rinforzata e più forte, quindi anche di imparare da quello che è successo in passato per gestire quel presente e il futuro. Benissimo. Thomas, ricordo che Thomas ha una bellissima mostra a Firenze, a Palazzo Strozzi, che adesso è riaperta, giusto Thomas? Sì, non mi sento in colpa che forse ho parlato troppo prima. No, va benissimo. Perché ci adesso se no... Una bellissima mostra. Del tempo. Abbiamo avuto la possibilità di visitarla prima all'inaugurazione e che fa riflette appunto su tutte queste questioni della sostenibilità ambientale e una tua battuta finale proprio su come vedi il futuro in questa situazione e soprattutto legata all'arte. No, a Firenze anche a Mostra Maxi abbiamo questi fili di ragni, no? E sempre pensare questa questa relazione, no? Che siamo noi che viviamo nel casa di ragni, o i ragni
o i ragni vivono a casa nostra. E per me mi piace sempre ripensare che i ragni, perché sono animali preistorici, da 300 milioni di anni che vivono sul pianeta, è più l'idea di questa cosa del, che noi viviamo nella casa dei ragni, forse ritornando a Calvino in qualche senso. Bene, benissimo, grazie, grazie mille per la vostra partecipazione e testimonianza. Adesso abbiamo una registrazione con Victoria Norton, che è la direttrice del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, che credo che Thomas conosca bene, e poi una conversazione tra Juan Ru e Petra Bleiss.